squadra rossoblù che si è fatta imporre il pari da un buon Anzio ben schierato in campo dal suo tecnico Gaetano D'Agostino. Rossoblù già pronti a partire in formazione rimaneggiata per le assenze di Villa e Pepe, e rossoblù che giocano un buon calcio per i primi 20 minuti della partita, mettendo in chiara difficoltà la formazione laziale, che è venuta a Potenza con una squadra rinnovata rispetto a domenica scorsa. Ci prova prima Forgione su cross di Todino, ma il suo tiro termina di poco fuori. Poi c'è un tiro di Esposito che va a terminare abbondantemente fuori, senza impensierire il portiere Rizzaro. Poi ancora Potenza con Todino che fa il bello e il cattivo tempo, mette un invitante pallone al centro sul quale non arriva Forgione a deviare da pochi passi. Poi ci prova ancora Esposito con un tiro che termina al lato abbondantemente dalla porta di Rizzaro, e Potenza che continua a imbastire le azioni con cross che vengono mai sfruttati dalla formazione rossoblù, che quindi riesce a non mettere in difficoltà il portiere Rizzaro. E poi c'è, quando meno te lo aspetti, il calcio di rigore per l'Anzio. Per questo prima c'è questo tentativo dell'Anzio con un tiro fuori, poi ancora un tiro di Esposito da fuori area che va a lambire l'incrocio dei pali, poi un calcio d'angolo, un calcio di punizione dell'Anzio, viene deviato da un colpo di testa, il pallone termina in rete ma l'azione è stata fermata dall'arbitro. Qui c'è il calcio di rigore, pallone insistito di Bernardotto che tenta un cross sul quale Guarino da terra tocca il pallone con la mano, a compora di Castellammare di Stabia, assegna il calcio di rigore. Vediamo, c'è il fallo involontario da parte di Guarino, calcio di rigore per la Lanzio. Ferrari spiazza il portiere Sutalo e porta in vantaggio la formazione di Gaetano D'Agostino. Rivediamo il penalty, Sutalo da un lato, pallone all'altro lato per il vantaggio inaspettato da parte della formazione in maglia azzurra. Il Potenza reagisce e perviene al pari al 45esimo con Forgione che prima colpisce il palo e poi sulla ribattuta mette il pallone in porta da terra per questo pareggio importante, soprattutto dal punto di vista psicologico, per il Potenza. Rivediamo l'azione, la prima conclusione termina sul palo, è bravo a insistere Forgione e a segnare il suo secondo gol personale con la maglia del Potenza. Un gol, dicevamo, importante perché la ripresa può essere decisiva per ottenere la vittoria da parte del Potenza, che cerca di subito di farsi vedere nella metà campo avversaria per cercare subito la soluzione vincente, ma invece è la formazione, e qui vediamo la prima conclusione del Potenza di Esposito che va a terminare di poco alta sull'incrocio dei pali, e quando ancora una volta meno te le aspetti il Lanzio torna di nuovo in vantaggio. Una dormita generale della difesa in area consente a Puccino di battere da pochi passi il portiere Sutalo per il nuovo vantaggio del Lanzio, e eravamo al 12esimo minuto della ripresa. C'erano esattamente oltre 33 minuti per il Potenza per raddrizzare il risultato, e così è stato, ma c'è voluto una Potenza molto caparbio, molto testardo per ottenere questo risultato di parità che alla fine accontenta i rossoblù, anche se lascia l'amaro in bocca, perché era una partita sicuramente da vincere per accorciare nei confronti della formazione del Gravina. E qui c'è un contropiede dell'ex Miocchi, la cui conclusione viene deviata in calcio d'angolo dal portiere Sutalo. Poi ancora Potenza che si rende pericoloso con un tiro finale di Dall'Occo che viene salvato sulla linea da un difensore della formazione ospite. E qui il pareggio di Forgione sul calcio d'angolo di Esposito, grande inzuccata di Forgione per il 2-2 meritato, che dà al Potenza un punto molto importante per come si erano messe le cose. Un Potenza che ovviamente non poteva fare di più considerata la situazione di emergenza in cui si è presentata questa partita,
Poi ci sono per la parte finale cambi da parte dell'uno e dell'altro fronte, finisce 2-2 con grande soddisfazione da parte del clan laziale. Oh, no.